7 gennaio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Matteo 6:6. Il luogo segreto di preghiera. In preghiera ci deve essere ponderatezza. Il luogo segreto, la stanza più intima, il tempo fissato, la porta chiusa per evitare distrazioni e intrusioni. In quel posto segreto, il Padre ci sta aspettando, forse da troppo tempo. Accostiamoci a Lui con riverenza, con piena fiducia, perché nessuno ci ama come Lui, e nessuno può comprenderci come Lui. Siano i nostri cuori consolati quando ci accostiamo a Lui, perché Egli è l'Onnipotente, e non c'è problema che Egli non possa risolvere, e non esiste legame o nodo che Egli non possa sciogliere. Dio conosce meglio di noi ciò di cui abbiamo realmente bisogno. Egli ti ricompenserà. Se il Signore non allontana il calice, manderà un angelo a darti forza. Se la spina non viene rimossa, Egli elargirà maggior grazia. Devi essere certo che in un modo o nell'altro, il tuo Padre Celeste soddisferà il tuo particolare bisogno. Una volta che hai definitivamente rimesso un problema a Dio, non riprendertelo più. La tua attitudine sia quella di guardare il volto di Gesù, non di chiedergli di ricordarsi delle tue suppliche. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte le altre cose vi saranno date in più, Matteo 6:33. Questo riconoscimento di fede è probabilmente l'attributo più sublime della preghiera, poiché la fede è la tranquilla certezza di cose che si sperano e la chiara dimostrazione di realtà che non si vedono. Iscriviti alla newsletter per ricevere meditazioni ed aggiornamenti.